Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice da Smetto. Grazie. E bentornati sul nostro canale con un video di cucina. Oggi ci sfideremo in due panini diversi. Io cucinerò il mio con pomodorini, salmone affumicato, triturato tipo tartare, capocollo, fior di latte e vabbè il panino. E io invece ho preso del bacon, che non può mancare in un panino che si rispetti. No, in un panino che si rispetti per Mirko, perché Mirko senza bacon non può. Vabbè, l'hamburger, cioè comunque certo. Ci sta col bacon, dai, è classico. Poi del pollo. Ah, una senape, me la sono dimenticata. E un uovo. Poi abbiamo dei cereali sbriciolati a mano, tipo così, sì, schiacciati. Sì, ci ho proprio messo così prima delle riprese. Esatto, a triturarli come se fossero delle formiche. No, poverine le formiche. Poverine, ma che cattivo che sei. Dei cetriolini. Esatto. Sotto acqua, sotto qualcosa. Ma tanto uno me ne basta, perché poi vedrete. Poi maionese barbecue. E barbecue. Facciamo una cosa, inizia prima Alice. Io? Oh, wow. E poi tocca a me. Allora, per prima cosa voglio... Però, cioè, l'ha aperto un po' male. Ma non è vero. Già toglierei dei punti. Un punto in meno per Alice. Ah, iniziamo, ecco perché fa così. No, ah, guarda, mi dà quello brutto. No. E si tiene quello bello. No, tieni, tieni. Guarda. Volevo darti quello brutto. E certo, questo vedi che... Vabbè, comunque lo taglio. Questo qua è mio. Ecco, quello bello è di Mirko, quello brutto è di Alice. Scusa, posso giudicare? È tagliato perfettamente. Dai. Dai, ma che cattivo. No, era tagliato bene, devo ammetterlo. E ora non direi che serve il dettaglio, semplicemente lo metto a cuocere. Perché il mio panino non è da cuocere, è solo il panino da scaldare. È tutto crudo? È tutto crudo. È un punto in meno per ma la facilità. Ma dai, è per la facilità. Sapete che faccio l'unica cosa che voglio un po' fare. Ah, l'olio un po'... Certo, così lo friggi. Un punto in meno per il panino fritto. Ma, cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto che vi dice un punto in meno per tutto? Allora, voi chiaramente potete giudicare soltanto come uno fa il panino, la difficoltà, la bellezza estetica, chiaramente il gusto dovremmo dire noi, esatto. La verità però Metto nel lavandino, sapevo. Mi metto nel lavandino, cheat. Mi è venuta un'idea, mentre Alice sta scaldando il pane, io inizio a tagliarmi un cetriolino. Questo qui adesso lo devo proprio triturare, mini super triturato, ok? Mi avete capito? Non c'è un procedimento preciso, sono io che lo sceglierò. Metterò prima un po' di fior di latte. Dici... Qui ce n'è di meno. Ma perché devo metterlo poi in altri strati? Poi un po' di pomodorini. Certo, facciamo la pasta al sugo, cioè voglio dire. Ha sempre io qualcosa da ridire. Toglierei, cioè, qualche punticino da lì, cioè. Vabbè, strano. Salmone abbondiamo perché. Sì, certo, tutto da un lato, mettilo. Guarda che. No, devi avere uniformità. Oh. Mamma raga, voi non potete capire non l'odore potete che c'è. Immaginare che odore che sta arrivando da qua. Allora, raga, questo è il panino di Alice. Allora raga, il mio è molto più lungo, ma tanto sì. A voi non cambierà nulla perché ci saranno i tagli nel video, quindi... Allora, prima di tutto vado a mettere il bacon a fare. Cioè, guardate il mio e guardate il suo. Io direi, togliete dei punti ad Alice. Iniziamo a sbaconarci. Questo, diciamo che è l'ingrediente principale dei hamburger. Adesso non resta che attendere. 20 minutes later. Adesso prepariamo la salsina. La salsina, esatto. Quindi cosa ci metti? Allora, io ci metto un pochettino di maionese. Perfetto. Poi un pizzico di senape. Okay. Poi metterò un po' di salsa barbecue. Un pochettino tipo così. E dopo, raga, io mi vado a prendere questi cetriolini precedentemente triturati. Triturati e inserire all'interno della salsa. E ora mi adesso dovrebbe venire. Ha buonissimo odore comunque. Ah, speriamo che sia buono anche il gusto. Ah, che bellina che è. Dai, sembra appetibile. Mi servirà un'altra ciotola per mettere un uovo che aprirò bene. Ah, per imparare. Vuoi che lo faccia io? Bravo! Un po' di farina, poi io ci aggiungo un po' di paprika dolce e un po' di paprika forte. Forte perché devo far capire chi comanda. Perfetto. La color della farina dovrebbe risultare un pochettino rosea. Tipo rosina. Si mette un pollo. Sì. Lo si mette qui. Intanto si fa scaldare l'olio, raga. Allora, vedete? Ecco qui che sta impanando la fettina. Guarda come l'ha impanata bene. Adesso, raga, c'è la parte più pasticciona di tutti. Quindi devi immergere le fettine dentro l'uovo. Esatto, devo immergere le fettine dentro l'uovo. Così. E poi nei cereali. Oh, che bella! Ma che bella! Una volta impanato si va a mettere subito dentro l'olio. Vado. Oh. Ecco fatto.
Bello. Adesso faccio la stessa cosa con l'altro e ci vediamo dopo. Raga, voi non potete immaginare che questi panini erano già tagliati. Sì, ce l'hanno forniti già tagliati. Sono già tagliati, quindi tu non so cosa tu abbia tagliato. Ma ecco perché è venuto così perfetto, era già fatto. E adesso passiamo alla farcitura. Vai. Io direi di fare una prima passata così. Ok, mettiamo questa bellissima e fantagerrima salsina. Io metterei il bacon. Il bacon. Uno, due, tre. E questo qui dovrebbe essere il quarto. Wow, che bello. Sì. Poi una qua. Due. No, due. Ah sì, dai. Sì, 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 dai. Ecco che sta racimolando tutto quello che rimane. Dai, ce n'è abbastanza. Raga, non si butta niente. Adesso chiudiamo. Olè. Madonna, è bellissimo. Allora, sì, devo dire che è più bello il tuo però. Vabbè, ma perché la carne non era perfetta. Loro fanno gli hamburger rotondi di carne. Eccoci per l'assaggio, il pronti? Il momento clou. Ok. È caduto un pomodorino, quindi io direi di togliere dei punti ad Alice, sì. Fai vedere anche. Sì. Madonna. Vediamo un po'. Wow. Ma che bello. Aspetta. Cavolo, ma dentro è tanta roba. Pazzesco. Allora vai, assaggia prima il tuo e giudica tutto. Buonissimo. Assaggiamo, assaggiamo. Via. A me sembra spettacolare anche questa salsina col cetriolino. Io ho già la valutazione del mio, ma prima vorrei assaggiare anche vai, il tuo. Vai, assaggia il mio. E allora tu assaggia il mio. Mamma mia. Mio Dio, mi sa che è più buono il tuo. No, mi sa che è più buono il tuo. Mi piace il tuo. Dammi il tuo. È troppo crunch. Facciamo una cosa, iniziamo a votare. Uno, la bellezza. Erano belli entrambi. Allora, da fuori è più bello il tuo. Da dentro penso che sia più bello il mio perché quindi un 50-50, non c'è un... No, io ti do 60% il tuo e 40% il mio di bellezza. Io 50-50. Per quanto riguarda la difficoltà, più che altro la lunghezza, io do un 80% del mio. No, io do un 100% tuo, il mio non ce la fate a fare niente, ce la da scaldare il pane, Mirko, dai. Vabbè, comunque anche la pensata del panino. Per quanto riguarda il gusto, io dico 60% il tuo, 40% il mio. Io al contrario, 60% il tuo. Ma veramente, quello? Tienilo, io mi mangio il tuo. Raga, se volete replicarli, tanto avete visto come si fanno. Avete visto quali sono gli ingredienti. E tra l'altro, se li fate anche voi, potete scriverci quale è più buono. Io spero di ricevere, come al solito, tantissime vostre foto su Instagram. Continuate, mi raccomando, a mandarci tantissimi messaggi. Esatto. Lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le più giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.